Buongiorno, sono Beppe Sardi del ristorante Grappolo di Alessandria. Vi volevo preparare uno sformatino di pecorino sardo sapori dintorni Conat con una purè di mele golden profumata al curry. Gli ingredienti per 6 persone sono 4 uova intere, 250 g di panna liquida, 100 g di pecorino sardo grattugiato, sale, pepe, quanto basta. Questi sono gli ingredienti per fare lo sformato. Mentre invece per la purè di mele golden usiamo 2 mele, un 10 g di curry, un 50 g di burro e olio quanto basta. E per guarnire metteremo poi delle fettine di prosciutto di Parma croccante, che poi vi spiegherò come farle. Come inizio, rompiamo le uova in una boule, andiamo subito a mettere il sale e il pepe, quanto basta, in questo modo. Facciamo subito all'inizio, di modo che si possa sciogliere un po', amalgamare bene anche il pepe. Bene, a questo punto incorporiamo un po' di panna, sempre remestando, in questo modo. Incorporiamo il pecorino sardo grattugiato, amalgamiamo molto bene, in questo modo. Finiamo di aggiungere la nostra panna. Bene, il forno è giunto a temperatura, perciò mettiamo il nostro composto in questi stampini precedentemente imburrati. Questi sono stampini monouso e li mettiamo in un tegame, in un recipiente che possa idoneo al forno. Ora, se avete il forno a vapore, potete metterli benissimo in un recipiente senza acqua, senza bagnomaria, mentre invece se non avete, non possedete il forno a vapore, bisogna creare voi il bagnomaria, perciò questi stampini vanno poi messi dentro al recipiente con almeno 2 dita d'acqua. Andiamo nel forno preriscaldato, comunque a 180 gradi per una durata di 15-20 minuti circa. Noi dobbiamo preparare la purè di mele golden, perciò prendiamo le mele, le previamo del torsolo, le sbucciamo, dobbiamo farle a fettine, possibilmente fini. Andiamo ad accendere la nostra piastra e mettiamo il burro. Aggiungiamo anche un filo d'olio, in questo modo. Ora, burro sciolto, incorporiamo le nostre fettine di mele e facciamo cuocere a fuoco moderato. La mela è cotta, una leggera macinata di pepe nero fresco giusto per il profumo e il nostro curry, oltre al gusto, contribuirà a dare un colore un po' diverso al nostro sformato. Perfetto. Andiamo a mettere in una bacinella a bordi alti. Diamo il nostro frullino e pian piano andiamo a frullare. Ora vediamo se i nostri sformatini sono più che pronti. Guardate che belli, sono ben gonfiati. Prendiamo la nostra purè di mele golden e la mettiamo sotto. Prendiamo lo sformatino
lo capovolgiamo e lo mettiamo sulla nostra purè. Una guarnitura a piacimento. Metterei solo proprio un ciuffetto di prezzemolo, anche prezzemolo riccio, un filo d'olio, extravergine d'oliva sicuramente buono, e così potrebbe già essere pronto il nostro sformato. Io ho voluto impreziosirlo ancora un pochettino aggiungendo queste fettine di prosciutto di Parma croccante, e che non ho fatto null'altro che tagliarle sottile, passarle al forno a 220-230 gradi per pochi minuti, 2-3 minuti, ed ecco qua il risultato: appena fredde si possono usare come decorazione.